Siccome mi sono reso conto che da un po' di tempo a questa parte le durate dei miei video sono impennate in una maniera vertiginosa, oggi ho deciso di portare un video leggermente sbrigativo e quindi facciamo una one shot su Tekken Force di Tekken 3. Per chi non conoscesse Tekken Force, è una specie di modalità avventura in cui, scegliendo uno dei personaggi chiave del gioco, si farà una specie di scalata, una specie di viaggio all'interno del mondo di Tekken 3 fino ad arrivare al castello del cattivo di turno, ovvero il signor Mishima. Voglio scegliere un personaggio a caso, scorro così, scadrà il tempo. Xiao Yu. Perfetto, uno dei personaggi che non so più usare, ma è uno dei preferiti di un mio amico. Ciao Riccardo, spero di non deluderti. Cominciamo. Bene. Già comincio a perdere tempo cercando di colpire i tizi fuori campo. Vediamo se riesco a fare l'esca. Nel frattempo anche qui ho patchato un po' l'emulatore per giocare in 1080p. Infatti è tutto un po' troppo, come dire, nitido. Quasi quasi mi manca quella qualità un po' seghettata che mi dava il televisore da piccolo. Nel frattempo il negozio Rosetta dietro, il Thomas J Studio, non so cosa possano essere questi negozi. Però noi continuiamo a farci strada picchiando omini. Un pollino. Ok. Forse non saremo molto fortunati. Ah, ho dimenticato di dire che, diciamo, questo video si concluderà nel momento in cui avrò terminato la vita e avrò perso. Quindi spero di non fare una figuraccia. Cioè, almeno al secondo mondo ci voglio arrivare. Ok, che sia ognuno nel mio personaggio, però. Ecco, queste cose potrebbero portarmi alla tomba, però. Pollino. No. Sto per fare una combo allucinante. Chissà cos'era. Non so proprio. Perché considerate che non gioco a questo gioco da veramente un decennio forse. E molte cose non le ricordo proprio. Cioè alcuni personaggi non, forse non li ho mai manco giocati. Oh no, il signor Lei. Il signor Lei sembra tipo come se gli stessi dando troppo rispetto. Non mi prendo nessuna confidenza. No, non posso perdere col tempo. Non ci credo, ho perso col tempo. Ma questa non era tra le regole del video, quindi comincio a scorrere i personaggi, aspettiamo i 20 secondi. Per voi saranno 5, se non 3, forse 2, 1. Mi metto un po' di tensione questa cosa. Ora, non vuoi che non mi esca di nuovo Xiao Yu? Paul, nonché uno dei miei personaggi preferiti di Tekken. Let's go. Ok, vediamo se abbiamo più fortuna. Già, questo qua mi ricordo proprio, ce l'ho in mano, Paul. Questo non si può sbagliare, è proprio improntato nel mio cervello. C'ha già le prese, tutto. Ha cambiato il gioco, è cambiato. Xiao Yu non faceva proprio per me. Ecco, un colpo alla cieca ma sono preso. Nel frattempo vi racconterò qualche curiosità sul gioco. Ad esempio che Tekken 3 riconosciuto come il sesto gioco migliore al mondo mai realizzato. E sono finite le curiosità. Ma tu! Oh, peccato! Stavo per annichilire quell'uomo. Avevo una barra della vita che nemmeno poteva prendere tutto quel danno. Mi piace appunto la differenza dei personaggini che spuntano con le armature. Vediamo chi ci capita adesso. La nostra nemesi. Quindi la nemesi Xiao Yu è il signor Lei. Ma vieni qua, ti faccio sto perfetto. E poi in ogni cutscene tipo che di fine gioco Paul e Love non lo so come si pronuncia, si allenano sempre insieme. Comunque manco il timer abbiamo visto e siamo già alla secondo stage. E là velocizziamo tutto. Mamma, cioè, però non è per arrivare così dal buio volante questo. Allora sì. Se uno non si calcola le parate, pure questi qui arrivano con delle combo allucinanti. No. Ecco qua, 4 secondi guadagnati. Pollino della salute. Ah, detto, mi ha interrotto la mossa. Non me l'aspettavo che l'ammazzasse con un colpo. Nel frattempo in sottofondo sentirete un telefono che vibra perché c'è una chat di Sanremo che è infuocata. Ma io vado a prendere spallate tutti quanti. Boom. Ci vuole tipo l'attenzione di un ninja tutte le volte. Che basta che uno ti prenda alla sprovvista con un colpo, ti arrivano altri 4. Ecco qua. Ah, c'è il danno amico.
Siamo tipo alleggi con questo. Vale, la schivata. Vieni qua, vieni. E là là. No, si è preso di panico, si è cominciato a girare su se stesso. Ah, c'era un pollino nascosto qui. Il pollino della felicità. Vieni, vieni. Beh, bello, 6 secondi freschi freschi. Ok, terzo stage. Ci stiamo per arrivare. Bello che lo so che esiste Kuma, però ogni volta che lo vedo è sempre una cosa strana. No, se mi fa la presa sono finito. Sono finito. Devo stare attento tipo a non farmi prendere in contropiede tipo anche dalla carica. Non ci provare con questo colpo basso. Madò! No raga, cioè, veramente, non ci credereste se vi dico che non ci gioco da un decennio. Ma, tipo la memoria muscolare. Ecco, questo già potrebbe essere un problema, questo livello. Qua se non si presta attenzione si va a fare compagnia ai pesci della laguna là dietro. Vale. Maledetti. No, 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 non posso finire così. A manco 10% di livello. Sto scherzando. Tu stai scherzando. No. Non è vero, non è vero. Game over. È stato bello. È stato bello. Speravo che questo video arrivasse a durare almeno più di 10 minuti. Però le regole... No, le regole le faccio io. In questo caso le regole le faccio io. Fatemi sapere se conoscete altre curiosità in più a quelle che non ho già detto io. Ovvero l'unica che sapevo, che avevo letto circa 10 minuti fa. E alla prossima.